Si è svolto a Montoro nei giorni scorsi il corso per diventare arbitro nel mondo della nobile arte. Un evento insolito, ma che ha attirato l'attenzione di tanti giovani vogliosi di salire sul ring, ma non da combattenti. Ho fortemente voluto, come pure la federazione, insomma, questo nuovo corso di arbitri. Tra l'altro la federazione mi ha dato mandato anche su altre regioni limitrofe a cercare di reperire eventuali corsisti, insomma, eventuali ragazzi interessati a svolgere questo mestiere, chiamiamolo mestiere, anche se è un hobby, però io, come dico sempre, è un hobby, ma a volte ha più responsabilità di un lavoro, perché non a caso abbiamo tra le mani l'incolumità dei ragazzi. Quindi, diciamo, io geograficamente stiamo cercando di svolgere questa attività, in particolare nell'Avellinese, nel Salernitano e nel Beneventano, ove c'è una carenza di ufficiali di gara, di arbitri giudici. Un percorso lungo, quello per diventare direttore di gara nella nobile arte, ma che dà tante soddisfazioni. Come dice il mio grande capo, per formare un arbitro ci vogliono almeno 10 anni. Quindi purtroppo è vero, perché una volta svolto il corso, superato l'esame, si diventa aspiranti arbitri. Poi c'è una lunga carriera da intraprendere, con delle tappe ben precise di tempo per passare ai livelli superiori. Quindi da aspirante si passa ad effettivo, poi a nazionale, e vari livelli di nazionale, secondo, primo ed eccellenza, e poi eventualmente anche nelle liste internazionali.